Hep, spalla canestro contro Bilan, questo è un altro duello molto molto interessante. Altro rimbalzo di Bilan, opportunità di contropiede, Parnell in sottomano. Allora di nuovo Fantinelli, spalla canestro contro Smith, è ovviamente un mismatch dal punto di vista fisico, la tripla di Withers, blocco di Bilan che ora può ricevere vicino a canestro, Kuzlin preferisce il tiro e va benissimo così. Adrian Banks con la tripla pareggia la partita con l'accelerazione da parte di Sabatini, ancora Murato, nuova palla persa, ora Tillman a gestire il contropiede di Sassari, non benissimo, arresto, tiro e canestro di Marco Spissu. Palleggio di Pužica, subito una palla persa, l'anticipo di Fantinelli che poi chiude il contropiede sull'assist di Banks. Di nuovo Hep che scucchiaia sotto l'ascella di Bilan. Banks domanda verso il centro area Spissu, linea di fondo di Fletcher. Bella vittoria da parte di Leonardo Totè, rischia il doppio palleggio Fletcher, ma alla fine arriva la schiacciata di Totè, sbaglia. E allora Spissu, fascia centrale, contropiede Parnell, dritto verso l'appoggio a tabellone. Errore, sostanzialmente due buoni tiri nei primi due possessi della Fortitudo in questa ripresa. Due ottimi canestri invece nell'altra metà campo. Aradori, blocco di Totè, dall'angolo Banks batte un colpo, di nuovo Bilan, Mancinelli gli regala anche il libero supplementare, Fletcher sbaglia ma c'è al rimbalzo Withers e allora Banks ci può riprovare, altra tripla per lui. Il blocco di Totè che effettivamente è rimasto in campo, Aradori penetra, scarica Withers da tre sulla sirena del quarto, anzi sulla sirena dei 24. Fantinelli alza il lob che viene non schiacciato, più appoggiato da Hep. Nuovo fischio a punire l'intervento di Banks che non riesce però a fermare Spissu. Fletcher attacca l'area, sottomano, canestro, meno uno. Kuzlin in penetrazione, ancora Benjus da tre, potrebbe chiuderla, sbaglia ma c'è Bilan a rimbalzo d'attacco. Sopra la testa di Mancinelli, arriva Spissu, extra possesso che può essere fondamentale per i destini della partita. Decide di spendere il fallo Banks. Va dietro la schiena, due volte Aradori, chiuso dal raddoppio, poi ribalta per Mancinelli, ci prova lui. Sbaglia e allora Sassari porta a casa la